Spinazzola, perché ha un grande merito, parliamo di Spinazzola, che ci permette anche di agganciarci all'Italia, Bisoli, perché Bisoli nel 2015 incontrò, diciamo, nell'alieno professionale Spinazzola. Lui non era molto convinto, da quello che ricordo, però lei è riuscita ad arretrarlo, Pierpaolo, a fare il terzino sinistro, ruolo che sta facendo egregiamente, sicuramente in quel ruolo il migliore nell'europeo. Sì, io non lo conoscevo quando l'hanno preso il Perugia, quindi sapevo che era una mezzala o un esterno alto. Io tutto il ritiro lo provai mezzala, ma lui lo vedevo che non era a suo agio. E quindi io, giocando con un 4-3-1-2, dopo due o tre partite l'ho preso da parte e gli dissi se lui voleva partire da lontano. Lui all'inizio era molto scettico, perché diceva che non, sulla fase difensiva non era attento. Invece gli avevo detto che secondo me più partiva da lontano, più le sue qualità si esprimevano. E sta di fatto che a gennaio mi chiese di andare via, perché già c'era quasi già di Serie A che lo volevano. Io dissi no, ti ho trasformato in questo ruolo, dammi a me che la possibilità di sfruttarti fino alla fine. E poi dopo lui andò all'Atalanta e lì si trasformò veramente con Gasperini in uno dei terzini, secondo me, in questo momento più forti d'Europa. Ecco, questa è una domanda, Pierpaolo. Quanto ha inciso il fatto che lui da piccolino, a 5 anni, già insomma a Foligno giocava in strada e faceva l'attaccante, vedeva il VHS di Ronaldo, il fenomeno, e poi andava in strada e cercava di imitarne, no, le movenze. È partito da attaccante, poi è diventato centrocampista, segnava tanto e poi appunto è arrivato addirittura ad essere un terzino arretrato. L'ha aiutato molto questa evoluzione, al contrario, accadde anche con Grosso, diversi calciatori soprattutto che giocano su quella fascia, poi vengono arretrati. La stessa cosa con Marco Tardelli pure, uguale, è vero? No, è vero, lui ha avuto questa agevolazione col fatto che lui è uno che non ha paura di puntare l'uomo, anzi, sfida proprio l'uno contro uno perché è la sua forza. E il fatto che giocando da dietro parte in velocità è inarrestabile. Lui ha ancora dei margini di miglioramento sulla fase difensiva, ecco. E sono convinto che ha le possibilità di diventare veramente uno dei terzini più forti del mondo, perché se sistema anche la fase difensiva, in questo momento il panorama del calcio non vedo giocatori che possono creare la superiorità numerica come lo sta creando Spinazzola. In più, ti aveva detto una verità, da ragazzo ti aveva detto la verità, è un po' disattento in fase difensiva anche adesso. Non ha questa, diciamo, predisposizione a difendere, però nell'uno contro uno è difficile saltare. È più difficile quando deve fare una diagonale, quando deve stare attento a chiudere un buco, a chiudere uno spazio, questo sì. Però nell'uno contro uno, se ci fate caso, è difficile da saltare, perché ha questi primi passi veramente importanti. Molto veloce, ricorda rapido. Un po' il primo Ronaldo. Addirittura, prima no. Qui abbiamo delle sue immagini intanto al Perugia. C'è Domenico Marocchino che vuole fare una domanda a Pierpaolo, prego. Io velocissimamente, a parte che ricordo che Spinazzola e Immobile vengono dal settore giovanile della Juventus, io ritengo invece che sia anche la fase offensiva nella realizzazione dove può ancora fare un piccolo salto di qualità. Sta di fatto che nella Juventus Alessandro è stato preferito a lui sotto un certo punto di vista, perché Alessandro non è che abbia una grande fase difensiva come ce l'aveva come velocissimamente. Ancora un velocissimamente tema. Era prego. Veloce. Almeno una domanda diversa, se no sono tutte uguali. Vabbè, però facciamo compiliamo prima. No, ma non è il preambolo, il preambolo è un po' lungo. Non è un preambolo. Vai, finito. No, io proprio nel fatto che lui nella fase offensiva non fa gol, e quindi gli dissi che lui doveva arretrare proprio, perché per diventare un giocatore di categorie superiori di Serie A doveva arretrare. Può migliorare anche in questo, però non dimentichiamoci che in fase di assist ultimamente mi sembra uno dei giocatori più importanti anche del campionato italiano. Lui è stato... Nella fase, diciamo, realizzativa può migliorare, non è freddo quando arriva davanti alla porta, questo sì. Può migliorare con Mourinho, Bisoli, perché Mourinho cura molto la fase difensiva, quindi può fare un salto di qualità con lui. Proprio a proposito di questo, volevo... Era l'ideale per fargli fare il salto di qualità. Proprio a proposito di questo... Aspetta, facciamo finire, facciamolo. Vai. Non abbiamo capito, però non fa niente.
Lei è il mentore di Spinazzola. Abbiamo sicuramente visto che sta riscuotendo tanto interesse sul mercato e Paolo ce lo può confermare. Lei cosa le consiglierebbe? Di rimanere ancora alla Roma e fare esperienza, ad esempio con Mourinho, o di fare il salto definitivo di qualità e andare in squadre molto più conosciute? Più... La Roma è di qualità, oh. No, io sì, no, penso è, senza dubbio. È una grande squadra e quindi penso che i giocatori devono giocare. Lui può andare in un'altra squadra, casomai è un'alternativa. Io penso che la Roma sia importante. Poi trova un allenatore che è uno dei più bravi allenatori al mondo. Quindi, secondo me, gli allenatori al mondo, certo, non è... diciamolo pure, no? Si può dire che è uno dei più grandi allenatori al mondo, ha vinto 25 trofei, eh? Non è che ha vinto proprio la Coppa del Nonno, diciamo. Ecco. Allenatore al mondo, e quindi secondo me è giusto che rimanga con un allenatore di quella caratura. Vabbè, Bisoli, l'ultima domanda. Ha avuto dei problemi, infortuni notevoli, prima addirittura a 14 anni, a scuola una distorsione, dovette andare a scuola con le stampelle. Poi sappiamo che si è avuto un crociato, diversi infortuni muscolari. Se non avesse avuto questa fragilità, e soprattutto è una fragilità superabile? Penso che ultimamente l'abbia trovata un po' di continuità, perché è un giocatore che all'inizio non si curava, diciamo, al 100%. Adesso mi hanno detto che è diventato veramente un professionista esemplare. E poi non dimentichiamoci che i problemi muscolari diventano... perché lui è uno scattista, è molto, molto forte nei primi passi. E quindi può succedere questo, però è un giocatore integro. Io gli dico la verità, con me ha fatto 34 partite, non ha saltato un minuto, quindi bisogna saperlo. Come anche come va in barca, tutto bene? No, sto al mare, sto... No, aspetto con... balla. Ah, ok. Balla molto. Grazie Bisoli, grazie. Grazie. Grazie per Paolo, grazie per aver aspettato, peraltro fino a quest'ora, grazie. No,